Ciao da Baby Prof, bentornati con un altro gruppetto di esercizi facili con le frazioni, ma basati sulla traduzione del linguaggio dalle parole ai numeri, quindi il linguaggio della matematica. E vediamo che cosa vi ho messo in questo secondo video di questa piccola serie. La metà della somma di 2/7 e 3/4. Allora, vediamo di tradurre in scrittura matematica le parole. Questo è abbastanza facile. La metà è sempre un mezzo della somma. Come nel video precedente vi ho detto che quando avete di della dovete mettere per. La somma implica un più, quindi una somma di qualcosa e di che cosa? Di tutto questo, 2/7 e 3/4. Quindi attenzione perché dovete mettere una parentesi, 2/7 più 3/4. Ora, cosa facciamo? È un'espressione, quindi prima si risolvono i calcoli nelle parentesi, allora riscrivo un mezzo per. Poi qui quanto è questa somma? Il minimo comune multiplo tra 7 e 4 è 28. 28 diviso 7 fa 4 per 2, 8. 28 diviso 4 fa 7 per 3, 21. Quindi attenzione ai calcoli, è minimo comune multiplo tra 7 e 4. Se non vi ricordate come si fa, andatevi a vedere il video che ho fatto un paio d'anni fa su minimo comune multiplo e massimo comune divisore. Poi per quanto riguarda la somma di frazioni, potete vedere i video sulle operazioni con le frazioni, espressioni con le frazioni, ripasso delle frazioni. Trovate tutto nella playlist di questo canale, proprio sotto la voce frazioni. Allora, 28 diviso 7, 4 per 2, 8, 28 diviso 4, 7 per 3, 21, quindi abbiamo un mezzo per, 8 più 21 fa 29 ventottesimi, se non ho sbagliato i calcoli, perché tra scrivere e parlare ovviamente qualche errore ci sta, spero di non farne. Allora, qui non possiamo semplificare niente, perché tra 29 e 2 non ho niente da semplificare, quindi verrà 29 fratto 2 per 28, che se non mi sbaglio fa 56, e questo è il risultato di questo primo esercizio. Andiamo adesso a vedere l'altro che vi ho messo. Ecco, questo qua mi faceva ridere, un terzo di un terzo di un terzo di un terzo, no? Probabilmente chi l'ha scritto aveva un po' di crisi in quel momento, continua a dire un terzo, un terzo, un terzo. Allora, un terzo, e va bene, un terzo di. Ricordatevi che vuol dire per, un terzo, per, un terzo, per, un terzo. Quindi è ripetuto quattro volte, però ricordatevi che c'è il per, perché tutte le volte che vedete di dovete mettere per. Allora, come si fa la moltiplicazione? Si moltiplicano tutti i numeratori, quindi sarà, l'ho riscritto l'uguale scioccamente. Allora, si moltiplicano tutti i numeratori 1, attenzione, 1 per 1 per 1 per 1 fa 1, e poi 3 per 3 9, per 3 27, per 3 81. Attenzione, perché questa cosa qua, un terzo per un terzo per un terzo per un terzo, la potete anche scrivere sotto forma di potenza, come 1 fratto 3 alla quarta. E quindi stessa cosa, alla quarta il numeratore, alla quarta il denominatore, quindi sarà 1 fratto 3 alla quarta, che quindi è 81, e questo è il risultato di questo esercizio. Allora, anche in questo video breve vi ho fatto vedere come il linguaggio della matematica si basa su delle parole chiave che poi diventano dei simboli o dei numeri. Però, come dice Bibi Prof, la matematica com'è? La matematica è, i miei alunni lo dicono sempre in coro, facile, ragazzi, la matematica è facile se ci impegniamo. Ciao, alla prossima da Bibi Prof.